Sì, è passato ormai un anno dalla prima scossa, alla quale sono seguite altre, fortissime quelle d'ottobre, fino a gennaio. Oggi siamo qui a ricordare un anno che è stato un anno di duro impegno, di forte lavoro da parte di tutte le istituzioni regionali per rispondere ai tanti cittadini marchigiani che si sono trovati nel corso dei tre sisma senza un'abitazione, senza più un'attività. È un anno di lavoro importante, ci troviamo già ad avere tutti gli strumenti per la ricostruzione, un fatto eccezionale, in un tempo così stretto avere quello che serve per ripartire. È un anno in cui è proseguita l'emergenza, il lavoro fatto sulle casette, oggi abbiamo 78 cantieri che stanno operando in tutto il territorio per riportare le persone nei borghi da dove sono e dove vogliono tornare, una macchina forte che riguarda le macerie, 125.000 tonnellate già rimosse, l'80% delle macerie pubbliche. Per fare un paragone, il terremoto dell'Aquila a distanza di un anno rimosse 50.000 tonnellate, quindi è stato fatto un lavoro importante e devo dire anche di grande qualità, dalla separazione dell'amianto, alla separazione dei materiali, alla restituzione alle famiglie di quei beni preziosi che sono gli oggetti che uno ha dentro casa. È prezioso, può essere anche una fotografia che ricorda e ci riporta, insomma, quella speranza di cui abbiamo bisogno per ripartire. Un lavoro significativo fatto ovviamente per l'agricoltura, in modo particolare gli allevatori che sono stati più duramente colpiti, devo dire colpiti molte volte, perché prima colpiti dal sisma, poi colpiti da neve, più sisma, oggi colpiti dalla siccità, un anno, diciamo, orribile per loro. Il 90% delle stalle sono state realizzate. Molti si sono aggregati negli ultimi mesi, quelli che erano partiti con l'ordinanza 5, cioè col fai da te, e hanno deciso alla fine di operare insieme alla regione, ma noi riusciremo anche gli ultimi, non abbiamo chiuso mai la porta in faccia a nessuno, non chiuderemo certo agli allevatori, a dare una risposta anche chi si è deciso dopo di fare la stalla o il fienile o il MAPRE con la regione. Importante anche le risorse che riguardano gli investimenti. In un anno sulle Marche, solo per la parte investimenti, parliamo di 1.150.000.000. Cioè il governo non solo ha dato gli strumenti normativi che riguardano per la prima volta anche le seconde case in termini di ricostruzione, ma ha anche stanziato risorse importantissime per la ripartenza. Poter contare su queste, diciamo, disponibilità non è solo un fatto immediato, ma guarda in maniera più profonda. Non è solo emergenza, ma è quella ricostruzione di cui abbiamo bisogno, che è fatta anche di un'economia che funzioni, delle ragioni che permettono ai cittadini di tornare nel loro territorio. Poter contare già da oggi su risorse così importanti ci permette di dare una prospettiva diversa. Per le Marche, dove un terzo della regione è stato colpito dal terremoto, dove abbiamo 32.000 sfollati, 87 comuni nel cratere, altrettanti comuni che hanno avuto danni fuori dal cratere, non è solo un fatto di immediatezza, è anche un fatto di prospettiva. Poter contare oggi sugli strumenti e sulle risorse è il segnale più forte che possiamo dare ai nostri cittadini, dire avete tutto quello che serve, abbiamo tutto quello che serve per ripartire, a distanza di un anno possiamo guardare avanti con fiducia. Il commissario è necessario sotto il profilo normativo, tutto l'impianto di legge prevede un commissario e 4 vicecommissari. Per poter modificare la figura del commissario serviranno modifiche dal punto di vista delle norme. Ma insomma, credo che già dal 10 settembre, cioè dopo che Ranni avrà completato il suo mandato, il segno sarà quello di una transizione verso questo ruolo più importante, più preponderante degli enti territoriali, quindi delle regioni, delle province e dei comuni.